Ja. Ecco qui il Locarno. Il Fiumiciattolo, beh, Fiumiciattolo mica tanto, guarda, guarda che bello che è. Wow. Perché più è alto, più sei forte. Il mio problema non è tanto quello, il mio problema è che si guarda un film. Ci sono frasi che capisco. Caspita, il sole è ancora contro. Perché giù un po' la tendina. No, no. La tendina, perché senti che come se si fa. Vediamo se ti fa. Se ti fa. Io ti devo guardare e seguire, se no non ti sento. Non me ne andiamo. Adesso passiamo davanti alle. Cioè io adesso stiamo in torno. Ma questo prende velocità, non è come quello della via. Sì, si può. Per cui io, se la mia ascoltando un film e questo parla veloce, io non ho questa cosa, non ho le parole in loro. Se invece quando lo so, alla sera c'è su un parco dei giochi di nessuno, io non ho problemi, metto la televisione su 40, su 30, anche 35, non è bello, però loro stanno qua, arriviamo sul bello, qua ci sono tutte le, non le industrie, tonalità, quindi non cambiano la tonalità. Io quando sono andato a fare l'esame da quello che mi ha detto lui è che io non è che sono sordo, io ho più grosse difficoltà a capire determinate frequenze. Ma qui se uno sta recitando, nella recitazione ci sta che uno abbassa anche la voce, quando la abbassa è finito di sentire.
io sì. Perché qui è e quindi l'ha appoggiato qua. Un po' arriviamo alla parte bella, verso il lontano. Ma nella vita bisogna riprendere il bello anche ma bello. No, ma non può essere sempre cioè, sì, però è come dormire. Io devo, se dormo così ma io sento anche un piccolo video, farò un piccolo video, farò un piccolo video. No, ma quello piccolo in un lato in uno stremo ripago di nuovo magari Vabbè. Stare impicciolendo. In un centro, c'è stato specializzato che aveva proprio aveva fatto 3.000 con me arrivava il rego di 3.000 poi invece ho trovato una bravissima e andiamo e lei mi ha detto sì, ma avevi detto che è vero è ripreso benissimo. Però questo è il pezzo che abbiamo visto questa mattina. Anche la parte più bella però questa. Sì. Beh, questa magari è un po' meno però va bene. Infatti io andai sulla no, a lei gliela andate, cioè perché lei gli ha scritto no, lei partiva da prima. Sai cosa mi ha detto? Hai visto Edimburgo? Edimburgo. Sì, Edimburgo. Certo. Bello, certo. Che una vale la pena, vale la pena. L'unica cosa strana. Edimburgo, come sì, Edimburgo. C'è uno dei posti dove l'India, diciamo, l'esterno era pitturato di nero. Nero? Nero. Vernice, nero. Sì. Sì. Poi abbiamo visto anche le signore nelle facce di questo tipo queste che si mettevano alle finestre. Questo è quello che ricordo. No. Poi il castello è una cosa bella, è un po' un paese fotografato la neve? Non lo so, ho fotografato a un certo punto, non so se la neve c'era osservata. La musica c'è un po'. Sì, perché quelli erano dove avevano registrato. Wow.
bella questa zona. Purtroppo qua ci sono le piante di mezzo. Ecco, adesso arriva. Ma non è che arriva il palo se non ci sono le piante. Ma le piante alcune volte sono carine. Adesso là apriremo il paesino, che è anche bello. Queste piante erano belle, cavoli, che belle che erano a fotografare loro. Mai le ho passate. Presente. No, ma però già il... ecco, da qua si può... Ecco. E qui purtroppo... ecco, adesso... il paesino, però, con tutte queste piante. Eccolo lì. Guarda che
in alcuni punti è bello fotografare proprio la pianta, perché io l'ho persa, però in alcuni punti valeva fotografare il bosco.
Qua sta poi cosa? Sì. Sta girato. Sì. Sta girato. È duogno questo, giusto? Eh? È duogno. Duogno, sì. Questo è duogno. Duogno. Anche di là gli alberi, guarda che bellissimi, che colore. Lo so, però c'è gente. È voluminoso, ma proprio perché sono in ombra, guarda che colore ha. Che bello! Ecco delle mucche. Asiago, ci sei mai stato in Asiago? No. Quanto piano di Asiago? 12, conosciamo 12. Le mucche. Noi andavamo ad Asiago. Ho visto le mucche e ho pensato ad Asiago. Te lo dico io, no, non mi fido. Dopo te lo dice il dopo. E beh, ti conviene già prepararti. Beh, al limite non è che poi sia così, però c'è tempo un momento. Di fai dare le cose. Là c'è cinema, teatro. Qui vicino? No, il posto. Sì, tra 500 metri in questa area. Allora fotografiamo. No, non ci sono case, davanti c'è il prato. Ah.
fuori, fuori. E venivamo a piedi, ti ricordi? Santa Maria Malesco. Perché sei un po' sfigatuccio, perché il posto è la linea è diritta, ho messo due, dici che va bene il due ed è leggermente in discesa. Due, dici che riesco? Stiamo per arrivare, due, riesco con due o con l'uno? Secondo me non ci riesci con l'uno. Ma siamo ancora a Santa Maria. Non ci riuscirai mai. Santa Maria è la valle dei pittori, perché ci sono molte mostre. Bene. Ecco, qua finisce Santa Maria, adesso fra un po' ci sarà Prato, la frazione nostra. Siberia. Dovresti fare un piccolo video, gli mandi il video, gli dice una di queste è la cosa nostra, ti ricordi? Però sta arrivando. Sta arrivando, è una di queste case qua. Questa no, dopo queste. Dopo queste, sì. Sì. Questo è dove venivamo a telefonare. Vero? Non c'è niente di questo. Non lo orientale. E quello che ha causato quello che ha causato l'alluvione è stato un'alluvione perché l'occidentale anni fa, perché il Melezzo occidentale scende a Roma, il Melezzo orientale scende giù verso la capito? Ha fatto un'alluvione disastrosa. Un disastro di immagini. Centinaia di morti. Di notte? Per 90 e penso che il paese più colpito è stato il cielo. Ed è quello che ha avuto un momento. Che piacere è per me. Magari c'era meno gente. Pulito. I mozzi che avevano costruito erano tanti vicino e vicino adesso sono un po' più dietro queste cose li fanno e perché non tengono presente la natura invece sul cielo che è stato tutto piccolo per quello che soffre
ci sono anche i letti e diciamo questi torrenti, quando piove diventano torrenti, poi la versione di Calvario. Messo le tende in un letto come di un torrente, quando cominciato a piovere quelli erano capaci di autogestirsi. E perché non c'è conoscenza del territorio? Non ce n'è conoscenza. Non c'è la conoscenza del territorio, certi posti non devi farlo, magari l'hai fatto 10 volte ed è andata 9 volte bene, però ti basta una volta. E quando lo stavano montando, noi nel gruppo vicino alla montagna, gli dicevamo, ma no, tenete troppo basso, tenete troppo basso. Tua figlia ha detto che ci voleva venirci a Natale. Voleva venire a fare questo giro a Natale. E questo è anche comodo da fare. Si arriva e fa come abbiamo fatto noi, comodo. Se non adesso poi vuole andare nel posto dove era scordata la ragazza. Te la tolgo, ti sono arrivati adesso. No, perché? Tom. Loro per la
Che bella! Ah, tu devi vedere quelli Malesko, a vederle. Italiani, abbiamo un altro traduttore. Ah, sì, tedesco. Poi adesso qui bisogna anche entrare lì, per quello di casa. Guarda che gli inglesi sono un disco. Guarda la che roba. Perché gli inglesi sono... Sono grandi colonizzatori. Grandi conquistatori, ma a parte quel discorso lì, sono anche molto supponenti, si credono i più belli, i più bravi, e puzzano. Non so se faccio le chiedi. Ma sempre puzzano. Io mi ricordo che facevamo le riunioni in altre strade, con gli inglesi, dove si vestono con tutti quei vestiti, sai, non hanno il cotone, quelle robe di loro. Si è approvato la duchessa. Cioè il bidet della duchessa, perché c'è un laghetto. Questa è ribellasca, sì, Gabri. Questa qua è ribellasca. Dovrebbe essere ribellasca. Ristorante elvetico. È la frontiera questa. Lasciamo la frontiera. Ci siete state a Leukebad? Leukebad? Alla salire. Il sentiero era facile. Io non so se questo sia il Camedo. Se c'è Camedo, quindi siamo già in Svizzera. Sì, siamo già in Svizzera. È bella scritta sopra. Sì. Invece Leo che vada è bello, perché ti stavo dicendo, ci sono le terme, quindi c'è un territorio. Eh sì, ormai siamo a Tegna. Qui siamo a Tegna. Qui c'è il cimitero, ebbene, allora non siamo molto lontani, eh? Questa l'ho vista io stamattina. Bello! Che ve l'ho letto. A me c'è. Guarda.